Presidente Campitelli, oggi con il sorriso, questo Teramo ha dimostrato di essere più squadra, una squadra concreta, ha meritato questa vittoria legittimandola nella ripresa. Io ero tranquillo prima, sono tranquillo adesso, la squadra è stata costruita in un certo modo, oggi abbiamo fatto una bellissima partita, una partita contro una bellissima squadra che era Sant'Egidiese, la differenza alla fine l'ha fatta anche i ragazzi che forse in un momento particolare sono usciti, sono venuti fuori, quindi devo dire che sono molto molto contento, ma la cosa più importante, l'ho detto già prima, è stato il pubblico, una curva piena di bimbi, ragazzini che facevano il tifo, una curva piena, e questo significa che si cresce, e crescendo si aiuta sempre più a indicare i ragazzi a fare il tifo in curva, che è una cosa molto molto bella. Teramo si tiene stretto questo baby che si sta mettendo in mostra, che si chiama Petrella, classe 93. Beh, Petrella è piccolino però fortissimo, diciamo che è un secondo Messi, perché se entrava quel palo che ha colpito penso che era un eurogol, quindi bravo Petrella, perché se lo merita, ma bravo a tutti. Roberto Cappellacci, oggi c'è da essere contenti, soddisfatti per il risultato, perché il Teramo ha giocato un grande secondo tempo. Sì, siamo contenti per il risultato e per la partita, per come è andata. Abbiamo sofferto però, giocavamo contro una squadra forte che dopo la vittoria di mercoledì aveva anche uno spirito migliore, a mio avviso. Quindi una partita sofferta, dove noi abbiamo fatto bene le due fasi, nel primo tempo abbiamo creato meno, nel secondo le cose ci sono andate meglio, perché alcune giocate di giocatori che in questo momento ci stanno facendo bene hanno determinato il risultato, e quindi si è vinto, abbiamo aggiunto 3 punti alla classifica, siamo contenti, però non è successo nulla di particolare, perché poi il campionato è molto lungo e quindi bisogna dare continuità. Questa sconfitta per la Sant'Egidiese, chiaramente la Sant'Egidiese che aveva retto bene nel corso del primo tempo a centrocampo, poi nella ripresa ha dovuto purtroppo cedere di fronte alla concretezza e al Teramo che ha dimostrato di essere più squadra. Ma ha dimostrato di sfruttare meglio le occasioni, quello che non siamo stati capaci noi a fare nel primo tempo. La partita è stata veramente strana, di una duplice interpretazione. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, molto bene secondo me, e le occasioni create dal Teramo erano anche frutto dei nostri errori. Poi qualcosa è successo e questo lo devo capire analizzando la gara anche con i ragazzi, per cercare di capire che cosa è successo a livello emozionale nel secondo tempo, perché è cambiato solo quello, non è cambiata la squadra, non sono cambiati gli interpreti, è successo a livello di sentimento qualcosa, e devo riuscire a capire, anche perché oggi quello che fa la differenza, ormai si conosce tutto di tutti, e quello che fa la differenza è proprio questo, perché la squadra ha dimostrato di poter reggere anche di fronte al Teramo, solo che poi qualcosa ha ceduto, e se l'ha ceduta a livello emozionale. Luisa Arcamone è oggi autore di una doppietta, proprio come lo scorso anno contro la Sant'Egidiese. Sì, il momento quasi sembrava simile, dopo una sconfitta che bruciava la Coppa Italia l'anno scorso, una sconfitta a Sant'Arcangelo, c'era un po' di somiglianza. L'importante è che abbiamo vinto, penso che siamo primi. Sì, insieme al Pesaro e al San Nicolò, 7 punti. Siamo primi, quello è l'obiettivo minimo per questa giornata, ci siamo riusciti e noi iniziamo a pensare ad Angolano. Ecco, la vittoria è importante, oggi si è visto il vero volto di questa terra, più squadra, più concreta. Sì, noi sapevamo che settimana dopo settimana questo gruppo uscirà fisicamente avanti, e niente, penso che il secondo tempo si è visto un Teramo devastante, penso sia fisica che nel campo con la pala. Mirko Petrella, oggi autore di una grande prestazione, hai colpito anche un palo, o sarebbe stato un eurogol quello? Beh, oggi diciamo che è andata male, però quel palo purtroppo, per il resto tutto a posto, vorrà dire che entrerà quando servirà. Ecco, questa è una vittoria importante per il Teramo, un Teramo che oggi è cresciuto anche nella condizione fisica e anche dal punto di vista tecnico, chiaramente insomma ha dimostrato di essere squadra concreta. Beh, oggi abbiamo dimostrato che stiamo facendo la preparazione dal 13 luglio. Siamo state sacrificate. Un grosso sacrificio, però il lavoro paga, quindi andremo avanti così. Ecco, tu ti sei inserito molto bene in questo gruppo e stai crescendo sempre più, insomma un vero gioiellino di questo Teramo che se lo tiene ben stretto. Beh, gioiellino è ancora presto, dai, è una lunga strada, speriamo di continuare a fare bene. Complimenti a te. Grazie.